Ciao ragazzi, eccoci arrivati a questo terzo ed ultimo video della sessione. Andremo a realizzare insieme una farfallina con una tecnica anche questa volta un po' insolita perché ho tagliato la spugna esattamente della forma che ci serve per fare le sfumature. Vi faccio subito vedere di cosa si tratta. Vediamo intanto i colori che useremo. Allora, i colori che useremo saranno un fucsia e un color vinaccia. E poi il bianco e il nero per le rifiniture. Per quanto riguarda i pennelli, userò due pennelli a punta 02 e un pennello a punta 04, dei diamantini autoadesivi e dei glitter. Poi invece per quanto riguarda la spugna, volevo farvi vedere una cosa importante perché le ho tagliate in questa forma, come se fossero degli ovetti. Ovviamente la parte superiore non è tagliata bene, l'importante è che io possa tenerla in maniera comoda, mentre la parte sottostante, vedete, è a forma di uovo, insomma un po' allungata. E andiamo subito a vedere in che modo la utilizzo. Bene, andiamo a fare la nostra farfallina. Per questa prima volta vi farò una base disegnata con il bianco per farvi capire cosa sto facendo quando poi vado a mettere la spugnetta. Poi una volta che avete capito la tecnica non servirà a farvi la base. Quindi, cosa faccio? Faccio la forma dell'ala qui sopra in alto, che riscende un pochettino e riarriva all'angolo dell'occhio. E la stessa cosa dall'altra parte. Quindi arrivo qui in alto, diciamo che questo è il vostro bozzetto, rientro un po' e arrivo qui. Al momento la nostra farfallina sarà colorata solamente nella parte alta, poi sotto farò delle linee. Ok. Adesso io praticamente vorrei colorare l'interno facendo delle sfumature molto piccine all'interno di questi spazi, quindi qui, 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 qui e sulla palpebra. E per adesso me ne vado a disegnare proprio perché vi renderete sicuramente più conto di come andrò a posizionare la spugna. Bene. Adesso ho caricato questa spugnetta prima con il fucsia e poi l'ho sporcata sotto e sopra un po' con il vinaccia e un po' con il bianco. Ovviamente se avessi avuto lo split cake con questi tre colori che ho scelto sarebbe stato più semplice, ma in caso in cui non si hanno gli split cake perfettamente identici alla sfumatura si possono creare in questo modo. E cosa faccio? Vado a picchiettare la mia spugnetta all'interno di queste forme che ho già precedentemente disegnato. Qui non è importante fare dei movimenti particolari, l'importante è coprire questo spazio e far scendere il colore. La stessa cosa la faccio da quest'altro lato, quindi picchietto, faccio scendere il colore e vado a coprire queste tre zone. Adesso ho preso la spugnetta, questa qui un pochino più lunga, e la vado a posizionare in questo punto. Così si sovrappone leggermente la nuova forma su quella precedentemente fatta. E poi qui sulla palpebra. E la stessa cosa da quest'altro lato. Glitter. Bene, nel frattempo che si asciuga, prima di passare con il nero vado a fare le solite goccioline che mi decorano il tutto, anche queste sempre dall'esterno verso l'interno del viso, da un lato e dall'altro. Mi cerco sempre di farle un po' sfalsate, quindi qualcuna più lunga, qualcuna un pochino più corta. Aggiungo qualcuno anche qui e sempre nel frattempo che si asciuga lascio lo spazio per i diamantini che andrò a mettere dopo e poi le antennine della farfalla. Bene, ora che si dovrebbe essere asciugato vado a fare i contorni della mia farfallina, quindi parto ovviamente dalle zone più asciutte e vado a contornare la forma che ho fatto. In un primo momento la contorno esattamente così come l'avevo fatta. Poi dopo andiamo a cambiare anche un po' la forma.
faccio un po' più d'attenzione qui vicino alle sopracciglia e qui all'angolo esterno dell'occhio. E la stessa cosa dall'altro lato. Metto anche una riga d'eyeliner, chiudo gli occhi. Ok, adesso vado leggermente a modificare la forma esterna della farfallina, quindi in alcuni punti vado a fare questo movimento per creare degli spazietti vuoti, come se fossero delle macchioline, e faccio finire la mia farfalla un po' più a punta, e anche qui vado a pareggiare un po'. Anche in questo punto, dove c'è il più chiaro, vado a fare queste macchioline, e anche qui. Quindi la faccio venire un po' più a punta, pareggio questo lato e poi faccio le macchioline. Devo aspettare perché ancora non è asciutto. Nel frattempo che si asciuga le faccio qui. Ok, dovrebbe essere quasi asciugato, quindi vado a finire queste macchiettine. Ok, bene, ora che si è asciugato finisco con le finiture bianche, quindi vado a dare dei colpi di luce in questi punti, anche qui all'esterno del corpicino e poi il bordo esterno. E anche da quest'altro lato. Bene, fatto questo aggiungo un pochino di puntini bianchi nel bordo esterno della farfallina. Ho aspettato un po' di più così sono sicura che il nero completamente asciutto da un lato e dall'altro. Ok, spero che vi piaccia.